siamo nella chiesa parrocchiale Assunzione di Maria Vergine, nella parte alta di Fubine, in provincia di Alessandria. Secondo una tradizione, nello stesso sito preesisteva un tempio dedicato a Venere. Nel 1519 la chiesa fu consacrata dal vescovo di Acqui, Monsignor Schelino, col titolo Assunzione di Maria, e divenne parrocchiale sostituendo la chiesa di San Pietro Extramuros. L'innalzamento del corpo maggiore della chiesa, testimoniato da pilastri cilindrici e capitelli di pietra, risale forse al secolo XIII. Nel XIX secolo l'edificio fu riplasmato in stile neogotico, con mantenimento della facciata quattrocentesca, ampliamento da una a tre navate e costruzione di 10 cappelle laterali. Nel 1865 erano in corso di esecuzione affreschi da parte di Costantino Sereno per quanto riguarda le figure e di Francesco Gabetta per gli ornati. Le volte furono decorate nel 1865 con finte nervature e ricami in esuberante stile neogotico da Francesco Gabetta. Abbiamo poi vetrate in vetro viennese e i lampadari sono ottocenteschi. Nella nicchia centrale dell'abside è situata una grande statua marmorea dell'Immacolata, alta 3,10 m, dono di Antonio Gotta, cui si deve anche l'erezione di un altare marmoreo. L'altare maggiore, in marmi policromi, è databile alla metà del secolo XVIII. Nel 1860 fu aggiunta la parte superiore. Sul tabernacolo sono poste due testine di angeli. Accanto alla porta d'ingresso vi sono due acquesantiere cinquecentesche di marmo bianco. Sopra la bussola è situata la cantoria, in costruzione nel 1865, con l'organo Mentasti del 1874 di 2000 canne, rinnovato nel 1881 da Luigi Lingiardi e figli. Saliamo sul pulpito di Pietro Balbiroglio del secolo XIX. Battistero, pala col battesimo di Cristo del Sereno 1871, rozzo fonte battesimale in pietra proveniente dalla chiesa di San Pietro. San Giuseppe, pala con San Giuseppe col bambino del Sereno 1876. In capo alla navata sinistra vi è la cappella della Madonna del Rosario e statua lignea dipinta e dorata di Anton Maria Maragliano e Bottega. L'assunzione in coronazione della Vergine coi santi Caterina, Chiara, Carlo e Paolo e Bella Via Crucis, opera di Paolo Galdano.